Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Oggi vi farò vedere delle ricette come sempre semplicissime e velocissime, quindi iniziamo subito dalla colazione, una colazione molto semplice in realtà perché ho deciso di farmi una spremuta d'arancia, ovviamente senza zucchero, a parte che sono dolcissime queste arance, e poi ho preso due fette biscottate e per renderle un pochettino più golose ci ho messo sopra dello yogurt greco alla banana, potete utilizzare lo yogurt greco che preferite, e al di sopra di questo ci ho messo della frutta fresca, fragole o banane. E poi, per renderlo ancora più gustoso, un pochettino di crema alle nocciole, 100% nocciole. Mi avete chiesto dove l'ho comprata, in realtà l'ho trovata in offerta tempo fa alla Conad, ma se provate a cercare su internet 100% crema di nocciole, questa marca la trovate sul sito QVC, ovviamente l'avete sicuramente sentito parlare in TV. Allora, e mentre per quanto riguarda il pranzo, ho fatto un piatto unico con del riso basmati, dei ceci saltati un pochettino con dell'olio, poi ho fatto delle polpettine di broccoli e iniziamo proprio da questi. Semplicissime da fare, basta tagliare il broccolo, io sto utilizzando 400 g di broccolo, lo lavate e lo lessate per qualche minuto, fin quando si ammorbidisce, dopodiché lo fate raffreddare e lo portate in una ciotola con dell'acqua ghiacciata. Lo asciugate per bene e lo mettete all'interno di un mixer insieme a 100 g di ricotta ben scolata, sale, pepe, quello che preferite, e 20, 30, anche 40 g di pan grattato, dipende da quanto il liquido si è formato, quindi magari se la ricotta ha rilasciato un po' di liquido aggiungete un po' di più di pan grattato. Quindi frulliamo prima di tutto i broccoli, dopodiché ci mettiamo tutto il resto degli altri ingredienti, quindi la ricotta, il sale, il pepe e il pan grattato, e continuiamo a frullare. Otterrete un composto che si può amalgamare benissimo con le mani e creiamo appunto le nostre polpettine che andremo a cuocere ovviamente in forno. Quindi create queste polpettine rotonde, le passate nel pan grattato e poi le schiacciate leggermente. Potete anche creare degli hamburger con questa ricetta e vi giuro sono buonissime, una tira l'altra. Queste poi vanno a 180 gradi in forno statico, ma anche ventilato se le volete un po' più croccanti, fin quando si doreranno, quindi all'incirca 15-20 minuti, dipende un pochettino dal forno. Nel frattempo che si cuociono le polpette, metto un po' di olio in una padella, faccio saltare i ceci che sono già precotti, questi sono cotti al vapore, e li condisco e nel frattempo in un'altra pentola vado a cuocere il mio riso basmati. Ed ecco qui il mio piatto unico. Ci ho messo anche un po' di cicoria che avevo dal giorno prima. Quindi il piatto unico prevede almeno il 50% di verdure, il 25% di proteine e l'altro 25% di cereali, pasta, riso, quello che avete. Allora, passiamo allo snack, veramente golosissimo e si fa con pochissimi ingredienti. Vi serviranno dei biscotti a piacere, potete utilizzare anche biscotti senza zucchero o in alternativa anche fette biscottate, a cui però vi consiglio di aggiungere anche un pochettino di miele. Li andate a tritare, dopodiché ci mettete la ricotta, mi era avanzata dalle polpette, quindi aggiungo anche un po' di ricotta, faccio amalgamare bene i biscotti e la ricotta e vado a creare i miei tartufini, quindi li metto un pochettino nel frigo per farli rassodare. E nel frattempo che i miei tartufini sono nel frigo, vado a sciogliere circa 100 g di cioccolato fondente con la quale farò la copertura e sciolgo anche un pochettino di cioccolato bianco per le decorazioni. A questo punto passo i tartufini nel cioccolato fondente e poi vado a decorare appunto col cioccolato bianco. Li faccio raffreddare in frigo per 30 minuti, fin quando comunque il cioccolato tornerà ad essere denso, e poi sono pronti per essere mangiati. E sono davvero golosissimi, veramente buoni e senza alcun senso di colpa. Passiamo
passiamo alla cena. Anche qui ho preparato un piatto unico dove potete vedere un mix di verdure tra spinaci e friarielli lessi. Sono comunque verdure congelate, quindi io le ho fatte lessare un attimino nell'acqua, poi le ho scolate, ci ho messo un filo d'olio, un po' di limone, e nel frattempo che le verdure si cuociono vado a preparare le mie uova sbattute. Metto all'incirca 2 uova a testa, quindi sono 4 in totale, un po' un cucchiaino proprio di parmigiano, un po' di prezzemolo fresco tritato. Vado a mettere le uova sbattute nella padella antiaderente, quindi non ho messo olio all'interno, e giro continuamente fin quando appunto si addensa e si crea appunto l'uovo sbattuto. Vado a servire le uova e le verdure con 2 fette di pan carré integrale, e anche qui ho fatto il mio piatto unico. Metteremo il 25% di proteine, il 25% di carboidrati da cereali, quindi pane, pasta, patate, altri cereali, quello che avete, e l'altra parte invece sarà il 50% di verdure. Spero tanto che questo What I Eat in a Day stile dieta vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste ricette, se avete qualche consiglio anche da darmi su qualche piatto unico. Io vi aspetto nei commenti, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!